Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a sfatare 5 miti sui libri. Quante volte ci vengono dette cose che ci fanno innervosire? Quante volte ci ritroviamo a spiegare che quello che dicono loro, quello che pensano loro non lettori, non è assolutamente vero? Mi rendo conto che sono solo pochi 5 i miti da sfatare che andremo a dire in questo video, perché ce ne sono tantissimi altri. Quanti miti, quanti stereotipi ci sono, quante cose ci hanno detto. A me personalmente tantissime cose mi hanno detto, in particolare queste 5 cose che andremo a dire, ma leggo anche su internet, su Facebook, su anche qualcuno su YouTube, magari c'è che hanno posto queste domande ai lettori e ci siamo ritrovati quindi a spiegare perché e per come quella domanda non è proprio opportuna. Che dite? Quindi andiamo a sfatare solo 5 miti e pregiudizi, andiamo proprio a sfatare queste cose. E forse ce ne sarà un altro video su queste cose, vedremo, perché mi rendo conto appunto che 5 miti sono veramente pochi in confronto a quello che ci viene detto ogni giorno, se non ogni giorno, quasi sempre. Allora, partiamo subito con il primo. Perché leggere il libro se ne hanno fatto un film? Perché non è esattamente la stessa cosa. Libro e film sono due prodotti diversi. Possono raccontare la stessa storia, possono avere gli stessi personaggi, ma non è esattamente la stessa cosa. Se uno si chiama libro e uno si chiama film, cioè, no, cioè, sono diversi. Chi non riconoscerebbe la differenza tra libro e film, anche se trattano della stessa cosa, cioè, sono due cose diverse, dai. Quindi, anche no, evitate di continuare a fare questa domanda, perché il libro non è la stessa cosa del film. Quanto il film possa essere fatto bene, quanto possa essere bellissimo, meraviglioso, perché un film tratto da un libro mi può piacere veramente troppissimo, mi può piacere veramente tanto, però il libro mi piacerà sempre di più. Questo è poco ma sicuro. Leggere il libro è sicuramente meglio di guardare il film tratto da quel libro. Poi, secondo, i libri che superano le 500 pagine sono tutti di mattoni noiosi. Detto così, cioè, mi viene il ribrezzo solo a leggerlo, cioè, ma dove si è mai sentita una cosa del genere? Dove l'hai sentita questa cosa? Anche un libro di 50 pagine può essere noioso. Cioè, non per forza un libro di 500 pagine è noioso. Io ho letto libri di 1000 e passa pagine e non mi sono annoiata, quindi non è assolutamente vero. Ci sono casi e casi, però non fare mai di largo un fascio. Quindi smentiamo questa cosa. Numero 3. In estate si leggono solo libri leggeri. Allora, c'è questa tendenza a pensare che in estate si leggano solo libri leggeri. Ci può stare, io qualche volta ho letto libri leggeri sotto l'ombrellone al mare in spiaggia, però non è detto che in estate si debbano leggere solo libri leggeri. Assolutamente no. Io in estate in realtà tendo a leggere anche libri mattoni, proprio quei mattoni di 500 pagine non noiosi, perché ho più tempo, posso immergere ancora di più. Non leggo solamente in certi periodi come in inverno perché ho le lezioni, gli esami, studiare, quindi magari da parte mia è un po' il contrario, ecco. Anche se in realtà i libri leggeri, i mattoni, si possono leggere in qualsiasi periodo dell'anno, quindi estate non equivale per forza a libri leggeri. Si possono leggere anche i libri mattoni grossi così, che ovviamente, ripeto, i libri mattoni così e i libri leggeri si possono leggere sia in estate sia in inverno, con qualsiasi altra stagione. I libri non sono mai fuori stagione. Poi, numero 4, i libri vanno letti sono lingua originale. I libri in lingua originale hanno il loro fascino, sicuramente. Io ho letto qualche libro in lingua originale e decisamente hanno il loro fascino, ecco, ammettiamolo. Però non è detto che devono essere letti solo in lingua originale. Un poveraccio che non conosce l'inglese o lo spagnolo o qualsiasi altra lingua, cioè, come li legge i libri? Non legge? Anche se in realtà un libro tradotto da un'altra lingua
può perdere un po', ma non è detto assolutamente che i libri vanno letti solamente in lingua originale. Se una persona legge solo in inglese, o solo in spagnolo, o solo in francese, quel che è la lingua originale del libro, ben venga, siamo tutti contenti. Ma se io non conosco il francese, per dire, come faccio a leggere un libro in francese? Non posso leggerlo. Come faccio ad approcciarmi, che ne so, a Murakami se non conosco il giapponese? Non posso. Meno male che sono stati tradotti i suoi libri in italiano e si può leggere Murakami anche in Italia, come qualsiasi altro libro. Quanti libri fantasy ci sono italiani? Praticamente niente, quasi niente. Quindi io che faccio? Non leggo più fantasy perché devo leggere solo in lingua originale? Non mi sembra giusto. Anch'io vorrei avere gli stessi diritti di uno che legge un libro in lingua originale, che sia fantasy, che sia Murakami, ecco, ripetendo gli esempi di prima. Quindi non è vero. Poi se tu che dici queste cose vuoi leggere i libri solo in lingua originale, cazzi tuoi, ecco, cazzi tuoi. Io sto iniziando a leggere in inglese perché voglio imparare l'inglese e voglio approcciarmi a leggere i libri in lingua originale, ma non mi sento assolutamente obbligata a leggere solo i libri in inglese perché qualcuno dice che bisogna leggere solo libri in inglese. Perché io leggo sempre in italiano, praticamente il 90% delle mie letture sono in italiano. È vero che poi da una parte la traduzione, come dicevo prima, perde un pochino, ci sta. Tutti i libri tradotti non saranno mai come l'originale, ci si possono avvicinare tantissimo, molte traduzioni sono fatte veramente benissimo, quindi non vedo perché non leggere un libro tradotto e solo in lingua originale. E ovviamente mi rendo anche conto che se non si legge in lingua originale, moltissimi libri non si possono leggere perché non vengono tradotti. Però questo non toglie che io non possa leggere anche un libro tradotto. Numero 5, l'ultima. Non importa se si leggono libri scritti male, l'importante è leggere. Certo, ovvio. Ovviamente se si becca un libro brutto, chi se ne frega, l'ho letto e l'importante è averlo letto. Va bene, però la prossima volta magari ti fai due domande e dici vabbè, ho letto un libro brutto, non fa niente, ne prendo un altro, ma stavolta però devo beccare bello il libro, scusami, beccare di nuovo brutto. Però poi lì ti fai scattare la rotellina nel cervello e ti informi, guardi recensioni, leggi recensioni, fai delle ricerche e vai a beccare il libro che potrebbe piacere a te come tema, come trama, come personaggio, come tutto, e soprattutto vai a vedere cosa dicono gli altri, quindi là puoi anche beccare il libro bello. Cioè, non è che è importante leggere, allora leggiamo tutti i libri brutti e chi se ne frega, e no, non mi sta bene questo, ma cioè io voglio leggere anche i libri belli, che devo beccare solo i libri brutti? No. Sì, l'importante è leggere, però anche i libri belli. Quindi a una certa ti deve importare quale libro leggi. Bene, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere cosa ne pensate di questi 5 pregiudizi, se volete un altro video dove magari sfatiamo altri miti, e ovviamente fatemi sapere nei commenti quali pregiudizi e quali miti vi sono stati detti, così almeno possiamo sfatarli insieme. Se non ancora lo avete fatto, iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!